Eccoci in panchina ancora con Coach Testi, i nostri ragazzi della 15. Accendiamoci un attimo per capire. Eccoci qua. Grazie a queste inquadrature siamo dentro la partita. Ormai ai livelli eccelsi. Vado bene, pronti a rientrare. È successo una volta, non è stata colpa mia. Eccoci, si rientra con il quintetto che ha finito il terzo quarto. Elia dà le marcature. Grande capitano. '78-77 a inizio del quarto. È buono. Vuole uno. Il fischietto risolve tutto Agliani, bravissimo Step a reggere i contatti della difesa, si pressa, picco toglie, buona scalata, sono due. Triplicato, buona scalata di Moroni, recuperiamo l'ennesimo pallone. E altro lancio, non fischiette, stoppato gli ari, però siamo lì, contesa, guarda gli avversari. Olipico fuori d'onze, entro Dylan e Ale Bianchi. Ari raga. Un casino con la freccia, però vabbè. Altri due dalla solita piastrellone per Rogliari. Buona difesa sulla rimessa di Dillon. Indicazioni dal pubblico su come uscire da questa rimessa. Ci siete già ora di aperitivo qua. Fallo prima del tiro a parte di Alberto Moroni. Oh. Fallo di Step.
manderai lunetta il numero 20 della palacanestro, credo. Zeruno primo, pronti a rimbalzo. Ah, ci sfugge questo rimbalzo che dà un extra possesso a Crema. Ancora lì, oddio, mettiamo rimbalzo, buono via per Alberto Moroni. Pogliari ce la prende comoda, si sceglie di Bolendi per lui, però è un passaggio un po' improbabile. Fuori step dentro Senna, proviamo a ritornare un po' in velocità. Senna prende la moto, entra in area. Di Dylan, che c'erano. Quello gli ha detto Barbieri. Bravo Oglio. Buona difesa di Senna, bravo Andre. End checking per Senna, mandiamo su dei tiri liberi. Per Dylan, parte di bianchi, oh, stoppato di Barbieri che prende il tempo l'avversario, azione scarico, nuovo palla, riattacco, Barbieri fadeaway, cross. Stoppata che valeva 40 punti. Domani sulla provincia, stoppata la BC. Passi sull'arresto e airball.
secondi. Minuto, parte della palla canestro crema, vediamo in panca con i nostri ragazzi. 37-83 a 4 minuti 55 dalla fine, è un grandissimo languorino nello stop. C'era le donne, era due. Sì, rimbalzone di Mario. Niente. Sfugge, lancio, nostra. Finale un po' distratto da parte della Dicina, il punteggio e un fallo non fischiato da parte dell'arbitro che ha leggero l'angolino anche lui. Passi in partenza. E ci chiediamo, è un rimontone a 4 minuti 27? Che ci stiamo tutti preoccupando. Io già mi metto. Chi ti pensi? Non lo so, non mi scordo K. Ha scritto 114. Facciamo fatica a buttarla dentro questa ultima, ci penso Senna con la penetrazione centrale, fallo cattivissimo da parte del piccoletto della pallacanestro crema che spinge senza motivo e
lascio di Avolurento. Cristiano Ricci e Gatelli. Ma questo però l'ha fischiato tutta la partita. Dubbio, ma vabbè. Attenzione dai nostri CSI, vediamo. Risultato dal campo K. Vinto o perso? Vinto 114. Molto bene, come hanno giocato i 2000? E Cristiano? Ricky Iliev? Edoardo? Sì. Ah, ok. Bene, bene, sono contento. Del centro? Bene, sono contento, ottimo, grazie mille. Ciao. Ciao. Va bene, domani, ciao. Due su due. Oh! Pugliari con la bombarda dopo il flip. Passaggio del contagiri per Mario che fa il secondo tempo a scendere, no? Blitz, recuperiamo palla. Bene Barbieri. La bomba, ma più che corta, ma non riusciamo a tenere il rimbalzo. Il pallo è... Ma quello sta fischiando, quell'idiota lì. Ancora un fallo su contatto dubbio, ma... Diciamo che il vetro arbitrale questo da 40 minuti, quindi giusto. Cerchiamo di prendere il rimbalzo. Fate così, è un bonus. E dico, con una semplicità imbarazzante, si butta in aria e poi ne fa un altro. Buona la scalata degli ari, recuperiamo, Barbieri. Ma vai dentro. Passaggio strano. Passaggio difficile questi Barbieri sulla stessa linea. Iari non va, corto, sulla relativa da tre punti. Area,
toccata da Mario, lancio. Fallo su rimbalzo di Mario. Il quinto fallo per Mario. Scusa, in panchina entra il buon Alberto. Allora, rimbalzo di Barbieri. 1-0 su 2 da pallacanestro prima. Gliari gestisce, doppio cambio, attacca a fondo, sulla linea del tiro, in fondo, Poppa riattacca, buone 1. Buono 1, siamo a 91, a 2 minuti dal termine, si sente punta di 100, ne ha un po'. Batti in attacco. Va un po' sotto, scarico, e due su scarico di Moroni che nei 4 metri è molto efficace. Difendiamo. Pallo ancora su Blitz che cerca la palla. Quarto fallo di Poppa Pedretti. 0-1. Altro rimbalzo di Barbieri. Con il costo costa. Ancora passaggio no look per Moroni che va corto da sotto. Lì si corre. 3 contro 2. 3 contro 3. Si è rientrati tutti. Buono Poppa che recupera con le vite di Ogliari. Picco prova a fare un ratio rondo. Ok, pressione, recuperiamo ancora il pallone. Sono già 200-300 recuperi per noi. Ok, area un po' intasata, aggiusta Barbieri da 4 metri. Aggiornamento dal campo della 14 che è in vantaggio su Saronno. Fine terzo quarto più uno per l'under 14 contro Saronno nel campionato under 14 eccellenza. Un 97-44 per Pallacanestro Crema che chiama minuto, 44-97 per noi, a 23 secondi dalla fine. Bomba di step. Probabilmente si farà fallo
per andare, per far mandare lunette agli avversari e non fare, non far fare il minuto. Andiamo in panchina a vedere Coach Testi cosa proporrà ai suoi. Entriamo in campo, si rimetterà in zona d'attacco per la pallacanestro crema. Vediamo cosa ha scelto di fare Coach Testi per questa azione, se spendere subito e mandare il lunetta agli avversari o difendere 23 secondi. Niente fallo, si va in pressione. Ok, fallo 17 secondi. Abbiamo mancato un blitz. C'è dai lunetta. Vai da primo. Vai al secondo. Fallo subito per andare in lunetta. Fallo per andare due tiri liberi, fallo un po' ingenuo di Pico. Si gioca fino alla fine a questo punto. 99-44, 12 secondi al termine. Sbaglia primo. Mette il secondo. Bravi ragazzi dell'ABC, ennesimo dell'ABC, molto bene. Ecco la gioia dei tifosi, un bel saluto ai ragazzi. Ma ci sia da forza, eh? No, credo.